Ragazzi, bentornati sul nostro canale e benvenuti in un nuovo daily vlog. Oggi è martedì e questo vuol dire che andremo al mercato, perché qui a Santhià di martedì fanno il mercato all'aperto e siamo curiosissime di visitare un mercato italiano, dato che è da tantissimo tempo che non ci andiamo. Abbiamo visitato vari mercati in giro per l'Europa ed è sempre un'esperienza molto ricca e molto tradizionale, che racconta, diciamo, i prodotti e la cultura culinaria del posto. Quindi siamo curiosissime di fare un giro per vedere anche se ci ricordiamo che prodotti vendono e come sono strutturati. Andiamo subito! Ragazzi, abbiamo appena raggiunto il mercato, adesso ci inoltriamo e vi facciamo vedere un po' di banchi. Prima cosa che dobbiamo comprare, ovviamente, frutta e verdura. Abbiamo solamente più due carote in casa, ecco. Quindi direi che ci serve. E quindi vediamo se c'è qualcosa di conveniente. Ci sono già le mele a 1,30 € al chilo, che non è tanto. E poi abbiamo notato che anche arance e mandarini costano poco, che si trovano a 1,50 € o 1,20 € al chilo, anzi a volte anche 0,99 €. Quindi forse andremo sui mandarini. Ecco. 1,30 € le carote, che poco. Però vabbè, ci sta. Questi sono tutti provenienti dalla Sicilia. Vabbè. Saranno buoni. Ah, le mele 0,99 €. Da mangiare. Cos'è 0,99 €? Le arance, sì. Buongiorno. Buongiorno. E un chilo di mele, queste qua da 0,99 €. Invece qua i mandarini è 3 kg per 5 €. Ok. Quindi quanto sarebbe al chilo? 1,50 €. Un po' meno. Italiano o no? Sì, sì, italiano. No, no, italiano. No. Grazie. Qui se prendi due cavolfiori ti fanno lo sconto. Diciamo, sì. Ci sono molte di queste, sì, di queste formule. Tattiche. Vabbè, facciamo un giro, okay. Va, vediamo se da qualche altra parte, okay, costa meno. I peperoni. 2 kg, 1,99 € al chilo, invece di 2,50 € al chilo. Che compriamo? Non lo so, perché ci sono i mandarini a 0,95 € al chilo, che ci sta, però non so se devi prendere per forza tutta la cesta. Allora, chi vuole un po' di carciofi belli? Io, dai! 8 belli per lei? Scusi, quanti chili sono questa? 2,5 kg. Ok, quindi quanto sarebbe? Vabbè, 2,50 €. Ah, ci sono le fragole! Figo, 2 € al cestino. Insomma. Beh, non è neanche stagione, comunque. No, no. Scusi, queste cipolline quanto vengono? Cosa costa le cipolline, Stefano? 50. Ah, ok. C06. Chi è che dice i numeri? Boh. Sto capendo. Secondo me a caso. Ah, ecco. Mezzo più di questo. Okay. E poi? E va bene così. Certo. Ma grazie. Qui abbiamo le patate a 1 € al chilo. E ci sta? Ci sta. Ci sta proprio. Ma queste che mele sono? Strane. 3 € al chilo il broccolo. È un po' troppo quello. Le carote 2 € al mazzo. Sono cipolle? No, sono tuberi tipo. Ah, ok. Prendo io? Sì. Un chilo, non lo so quanto. 5, 6, 4 chili, 4, bro, più piccole. Da dove arrivate voi? Da qua, da Santhià. Che scuola avete fatto?
fotografia. Sì. Grazie. Vuoi delle uova fresche di campagna? 6 uova, 2 euro. Uova fresche, frittata. 6 uova, 2 euro. 6 uova. Prendiamo 6 uova. 6 uova. Quindi quanto ci viene? 2, 3, 20. 3,20. I soldi scappano, se ne vanno. Grazie. Grazie, arrivederci. E questa ricotta fresca da 5,90 quant'è? Di peso? Sì. Sui 7. E c'è solo questa confezione, non si può prendere meno? Sì, c'è metà. Ah, ok. Ah, ok. Va bene, metà, se ne vuole meno, ne do meno. Quanto sarebbe metà più o meno? Io dico, qua ce n'è metà, sono 2,90. Ok, sì, ok, va bene, sì. Un primo sale? Sì. Poi un primo sale, questo piccolino, e due etti di mortadella, quella 1,50. Guarda che gorgonzola con cattivo. Che buona gorgonzola dolce. Sì. Oh, guarda, questo 3 euro il pacco non era tanto. No, pure questo qua con i buchi a 7,90. È il lento. La mortadella tagliata sottile, normale? È sottile. Solo pezzi da 20, vero? Mi sa di sì. Bene ragazzi, siamo già arrivati al budget, si arriva in fretta al mercato ai budget. Sì, ma anche però... perché avevamo 10 euro di budget, sì. E comunque abbiamo una busta bella, sì, pesante. Sì, no, infatti siamo contente. E adesso c'era ancora un banchetto che magari volevamo comprare qualcosa di stuzzicante, di spizioso, però... vediamo. Vediamo, dai. Vediamo un po'. Ma che convenienza, 1 euro. Sì. Euro. Pure le orecchiette, 350 grammi, gli gnocchi. E poi qua ci sono pure delle cose sfiziose. I cookies a 1 euro. Ah, già, è vero. 1 euro sempre. Carino pure questo. Sì, eh? Sì. Adesso volevamo farvi vedere questo banco che praticamente vendono la pasta fresca. Sì. Beh, perché 5,90 al chilo non è troppo, no? Oh, prosciutto crudo. Rimane bello gustoso, un filo d'olio, anche un po' di parmigiano. Uno quanti ne prende? 200 grammi, no? Okay. Sì. Quindi quanto sarebbe? Certo. Non so fare i calcoli. Due. Adesso lo scaldate. Un po' di burro. Eh sì, viene troppo, okay. Abbandoniamo questo banco. Io andrei da questo che attira. Questo mi attira un po'. Ah, qua, questo è il semolino, vero? Sì. 13,90 al chilo. Ah, qua ci sono le frittelle di mela, 15,90 ah, al chilo. Ah, quelle di mela? Sì. Ah, e poi qua ci sono le patatine e le crocchette. Bene, la nostra spesa è stata fatta e completata, abbiamo ritirato nello zaino dietro il portafoglio perché non verrà più toccato per un po'. Mamma mia! Ok? No, devo dire che sono molto contenta, non vedo l'ora di farvi vedere tutto quello che abbiamo comprato perché abbiamo preso un bel mix. Sì. Bene ragazzi, siamo appena tornate a casa e adesso inizio a svuotarvi la spesa. 4 patate, insomma, di queste dimensioni, cioè abnormi, e praticamente 4 abbiamo fatto un chilo e quindi 1 euro. E poi, sempre nello stesso banco, abbiamo preso 6 uova fresche. Oh. Che belle! 6 belle uova fresche, ma quanto è bella la carta! Le abbiamo pagate 2 euro. Non è pochissimo, però ci sta, perché onesto, comunque sono fresche, quindi... E abbiamo letto su internet, perché ovviamente sulle uova fresche non c'è scritto quando scadono. E non è che si possono mangiare le uova scadute, non è proprio il massimo. Direi. E quindi abbiamo letto su internet quanto tempo durano le uova fresche. Io pensavo durassero meno rispetto a quelle del supermercato. Invece durano fino a 1 mese in frigorifero. Bene. Perfetto. E mettiamole in frigo. Benissimo. Abbiamo preso le mele. A 0,99 ci sta, buono. Conveniente, sì, perché neanche al supermercato costano così. Abbiamo preso mezzo chilo, anzi 600 grammi di mandaranci, questi che infatti si vede la differenza, che non sono né un arancio né un mandarino, sono una via di mezzo.
e profumano. A 1,30 euro. Non è tanto, siamo no. in Italia, non sì, siamo in sì, Polonia, sì. Beh, 2 sì, euro sì, al chilo sì. non è tanto. No, 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 ci sta. Quindi di verdura non c'è niente. Oh, la verdura la compreremo da un'altra parte perché era inavvicinabile. Sì. Per ultimo, che non, voi non avete visto o avete intravisto, ci hanno solato. Cioè, abbiamo preso tutte cose super convenienti e l'ultima spesa ci hanno solato in pieno. Abbiamo preso nel banco della rosticceria 4 crocchettine di patate. Queste qui. Sì. Hanno un buon profumo. Meno 4. Male. E poi abbiamo preso la buonissima polentina dolce fritta, 2 pezzi, uno a testa. Per queste 2 cagatine in tutto abbiamo speso 3,50 euro. Cioè, ci facciamo l'aperitivo oggi sì, a pranzo sì. praticamente, perché cioè, questa è la busta più secondo me interessante sì. e conveniente. Sì. 2 etti di mortadella fresca, non quella del supermercato che è tutta un'altra storia. E 2 etti non è poca, ragazzi. No, infatti. E costava 1,50 euro 2 etti, direi super onesto. Qui abbiamo un po' di formaggio, non ci siamo fatte mancare nulla. Ci sta un po' di formaggio al mercato. Questo... tomino. No, primo sale. Che bello. Bello, sembra una panna cotta. E poi un'altra cosa super conveniente che abbiamo preso, la ricotta. Guardate che meraviglia. Mamma mia. E poi cioè, siamo in Italia, è che è stato sì. carino prendere tutte queste sì. cose che uno comunque non trova al supermercato. 5,90 euro al chilo. E quindi in tutto abbiamo speso un po' meno di 15, tipo 13 euro. Sì, cioè che va bene, è stata l'ultima cosa che sì, c'è. Sì, questi due ci hanno fatto arrivare a 13, no. noi pensavamo fosse in tutto 2 euro, sì. ecco. Non finisce qui il video perché ci vediamo a pranzo, così vi teniamo compagnia anche a pranzo e a dopo. A dopo. Mettiamo un po' a riscaldare le crocchette di patate, il semolino nel fornetto. Così ce le mangiamo un po' calde, no? Alla fine abbiamo controllato sullo scontrino 4 crocchette 80 centesimi, quindi ci sta. È il semolino che l'abbiamo pagato quasi 3 euro. E poi ragazzi, guardate qui i nostri vari pentoloni delle magie, perché adesso vi spieghiamo un attimo. Sì. Allora, per pranzo ci facciamo... questi gnocchi alla zucca che abbiamo comprato al Lidl 20 miliardi di anni fa. Sì. Appunto, abbiamo comprato la ricotta fresca e secondo noi sta benissimo gnocchi alla zucca con un sugo di ricotta. Sai che metterei un quadratino proprio piccolino di burro sì. in mezzo alla ricotta per sì. farlo un po' più cremoso, e la ricotta io non la cuocerei direttamente sulla padella, no. infatti abbiamo creato quel coso per fare il bagnomaria. Sì. Vediamo cosa viene fuori. Il nostro antipasto è pronto e adesso metto un po' di maionese. È vero, sì, perché l'abbiamo comprata ieri. Beh, buona è buona. Meno male. Bella croccante. Vediamo un po' com'è questo semolino. E questo è un antipasto dolce. Sì. Si usa qui in Piemonte, no? Buono. Mm. Vale 3 euro. È molto buono. Bene, abbiamo messo a bollire l'acqua che l'avevamo un attimo spenta e adesso mi occupo del condimento per i nostri gnocchi. È inventato, eh? Sì, assolutamente. Facciamo una cremina di ricotta praticamente. Eccolo lì, guarda che già si scioglie. Sì. Ok, sì, un po' meno della metà, tipo 50 grammi. Oh, sì, così va bene, gli dà un po' di sapore. Che schifo che fai. Me la fai assaggiare un pezzettino? Ah. Com'è? Che droga. Mamma che mia, droga. Quanto mi piace la ricotta fresca. Anche a me.
Wow, che bellezza! Questi gnocchi si sono un po' spappolati, un po' gnocchi lì degli anni, però vabbè, sono praticamente stati un secondo e già si sono spappolati. È buono, però la ricotta fresca un po' si perde nel gusto. Uno, perché gli gnocchi sono molto saporiti, essendo alla zucca e amaretti. Ok. In più, secondo me, non è proprio un tipo di formaggio da far scaldare. Magari uno poteva mettercene un cucchiaio freddo sopra. Ok, vediamo un po' di cosa si tratta. Sai che non mi dispiace, però che un po' fa una versione diversa che mangiarli senza niente. Sì. È sbagliato il procedimento, sicuramente. Non c'entra niente con tutto il tipo di video, però volevamo farvi vedere il nostro aggiornamento del bullet journal, perché ve l'avevamo fatto vedere praticamente vuoto, invece adesso è già passato un mese alla fine e quindi abbiamo già scritto tante cose, quindi volevamo farvi vedere come l'avevamo organizzato. Allora, la prima cosa: bullet di Lucrezia e Chiara. Poi nelle prime pagine incontriamo l'indice, la leggenda e le note. Nell'indice abbiamo scritto ad esempio delle cose che ci importano, tipo le idee per i video di Roma, le abbiamo scritte alla pagina 38. Faremo così anche per altre cose. Invece nelle note ci siamo scritte gli obiettivi da raggiungere nel 2022, ovvero quelli che già vi abbiamo detto nei buoni propositi, nel video dei buoni propositi, ovvero 7.000 iscritti su YouTube e almeno 500 euro al mese. Qua invece in questa pagina abbiamo la parte dove potevamo provare le varie penne e infatti meno male tipo che le abbiamo provate, perché ad esempio la penna gialla si vede proprio pochissimo e quindi uno la utilizza meno. Queste due nere hanno uno spessore molto diverso tra di loro. Che sono queste due. Poi qua c'è praticamente il calendario annuale e qua ti scrivi le cose generali. Ad esempio qua abbiamo scritto ciclo Lucrezia, ciclo Chiara e l'inizio dei daily vlog il 2 di gennaio. Qua abbiamo scritto il dentista e qua c'è lui. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Poi qua ci sono tipo una decina di pagine vuote, praticamente solo con i puntini, e puoi scriverci tutto quello che vuoi. Noi abbiamo deciso le prime 4 pagine di farle per il menù e abbiamo provato varie tipologie. Il primo l'abbiamo fatto così: menù dal 1 al 9 di gennaio, qua il pranzo, tutta questa striscia qua il pranzo e tutta questa striscia qua la cena. Invece la seconda volta l'abbiamo fatto così, qua mettendo lunedì 17, martedì 18 e qua i due puntini mettendo pranzo prima e cena dopo, e dobbiamo capire come ci piace di più, non lo so. E poi su questi punti, cioè su queste pagine vuote, puoi scriverci quello che vuoi. E tipo qua ci siamo scritte delle cose per un video che dobbiamo fare e qua ad esempio ci siamo scritte il budget per ogni tipo di video. Tipo che per il kebab ci eravamo messe 10 euro, sì. Per la bakery 10 euro, il pigiama party 10 euro. Invece tipo già nell'altro mese, nel mese di febbraio, abbiamo riempito praticamente tutta una pagina con tutte le idee dei video da fare, esatto, a Roma. Esatto. E queste pagine bianche si trovano sempre prima del mese. Del mese. Sì. Anche qua c'è lunedì, martedì, mercoledì, fino a domenica, e poi tu ti metti i numeri. E nei quadrati noi praticamente abbiamo scritto cosa esce di video in ogni giornata, così almeno ce l'abbiamo proprio scritto sul calendario. Tipo qua il 2 gennaio è uscito il primo daily vlog. Qua è molto carino, c'è questa tabellina dove noi abbiamo messo dei nostri obiettivi: ginnastica, yoga, la corsa che abbiamo cancellato perché in questo momento non possiamo farla, poi 10.000 passi, snack e film. Qua invece ci sono tutti i giorni del mese. Ogni volta che facciamo ad esempio ginnastica facciamo la X sul giorno in cui la facciamo. Ogni volta che mangiamo uno snack facciamo la X sul giorno in cui lo mangiamo. E perché abbiamo scritto snack? Per renderci conto di quanti snack
che si intende dolci, arachidi, patatine, cose di questo tipo al di fuori dei video. Segniamo la X quando esageriamo. Sì, quando è esagerato un biscotto, ok, però un pacco intero no. Questa cosa è davvero molto sì. carina e molto pratica, direi. Sì. Poi qua c'è un'altra tabella che noi abbiamo deciso di scrivere: resoconto, uscite ed entrate del mese. Ovviamente il mese non è ancora finito, quindi ancora non sappiamo, però per ora nel resoconto abbiamo messo la spesa dei video, il cibo fuori, i trasporti, gli extra, e invece nelle entrate poi ci sarà YouTube e altro. E praticamente volevo dire che riguardo i conti li stiamo mantenendo sul computer, sì. ragazzi, quello che avete visto negli altri video è rimasto lo stesso, mm-hmm. cioè nel senso l'organizzazione del budget è identica e l'abbiamo sì. mantenuta sul computer perché il computer ti fa automaticamente le somme. Questo praticamente è un resoconto che ci fa rendere conto in totale, in totalità come va il mese, ce sì. l'hai subito a vista d'occhio perché sì. quello che abbiamo sul computer è molto specializzato, molto specifico, sì. no? Sì. Lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e in ogni giorno hai tutta questa sfilza di righe per poter scrivere tutto il programma e noi ci scriviamo praticamente quello che prima scrivevamo nelle note del telefono, quindi quale video fare, quale montare, oppure fare ginnastica, fare yoga. Invece qua sotto scriviamo ad esempio gli appuntamenti tipo 12:15 dentista e vedete, come vi dicevamo prima, non è ordinato come i bullet journal che si trovano tipo su YouTube dove la gente fa tipo i tutorial su come farli in modo carino, belli esteticamente. Ecco, il nostro non è così perché ogni volta scriviamo e poi cambiamo il programma 80 volte perché non ci capiamo niente. Frecce varie, è un disastro. È un disastro, però vabbè, noi lo facciamo, cioè guarda che casino. Poi qua praticamente è finito il mese di gennaio e ricominciano come prima tutte le pagine vuote con i puntini dove scrivere tutto di febbraio ed è così per tutto l'anno. E poi vi terremo aggiornate magari a giugno per dire, vi faremo vedere il casino che ci sarà su questa agenda dopo 6 mesi. Direi che mi sto trovando abbastanza bene, sì. Tu che dici? Io sì, sinceramente la prima settimana non riuscivo a capirci niente perché ero totalmente abituata a scrivermi tutto sulle note del telefono e quindi non mi ero tanto abituata, invece adesso non mi viene manco più in mente di scriverlo sul Vero? Telefono. Vero? No, infatti, secondo me ci vuole ancora un altro mesetto per sì. proprio capire bene come scrivere le cose in modo tale che sì. siano più pratiche, più comode, mm-hmm. senza fare troppi casini, però devo dire che ci sta, sì. mi ispira. Sì, sì, sì. Ebbene, io direi che è arrivato il momento di salutarci, ci vediamo alla prossima avventura. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like. E attivare la campanellina. Ciao! Ciao! Ciao!